Patrizio, ma chi c'è qui? Wow. Flavio e Cristiano, ciao. Ciao, benissimo. Ciao. Anche voi, venuti a trovarci. Meravigliosi regali. Cos'è? Ciao. Un Lego? No, questa è una scultura disgustista. Di chi? Di disgustista, è mia, ma è disgustista. Ah, come questi sono per te invece, un regalo. Movimento disgustista. E questo è per noi, grazie. Se lo volete sì, se lo volete buttare. Certo che lo vogliamo. Certo che lo vogliamo. C'è anche un titolo. Disgustosamente bello. Sta scritto qua sotto. Si chiama Piscina comunale per acrobati monchi. È una cosa un po' contro tutto. Ma è una richiesta al sindaco Veltroni perché la apra veramente? No, è una cosa allegorica, metaforica, che non significa penso nulla. No, però. Perché sennò avremmo potuto proporlo ufficialmente. Caro Walter, detto Walter, questo è bellissima, è e c'è già il posto per il cestino. Eccolo qua, sì, lo mettiamo qua. Meraviglia delle poi meraviglie. Guardatela con attenzione perché insomma no, la trattiamo con grande attenzione. Monica, il tuo amore per il teatro? No, dicevo che stavo parlando prima con Mimmo, sì. E gli chiedevo, ma scusa, non è vero che tutta l'energia che noi abbiamo, appunto, che parte, scusate il gesto, da qua, poi bisogna, scusami, ma è così, è la copertina del penultimo disco di Iggy Pop, è questa. Che c'è questa pistola che parte da tra le cosce. Cioè, diciamo, l'energia nostra viene da qua, la cosa che dobbiamo fare noi è quella di distillarla e farla salire uscire. E farla uscire da fatto, qua. Mi piace come riferimento. Dalla testa. Sì, dal settimo, che è quello dello spirito. E allora quello che c'è del rossetto qui, porco. Ma qui non si sa cosa succede. Qui non si sa cosa succede. Durante le pause, qui mi sfuggite di mano. Non si sa cosa succede. Più. Grazie. Ma qui noi abbiamo un trombettista. Ma io vi offro una sigaretta di queste che... Che va fumata, sigaretta liquida. Io sono frivolata. Potrebbe essere legale, illegale, potrebbe far impazzire. Grazie. Però da questi trombettisti e musicisti post-industriali, sì. E voi come vi vivete l'idea che la musica possa avere un rapporto con la sessualità? Oddio, senz'altro, anzi a volte la sostituisce totalmente, insomma. Orgasmo sonoro. Lo dicevamo prima, insomma, noi maneggiamo anche i nostri oggetti, in fondo anche come se maneggiassimo parti dell'umanità, insomma, una cosa... Bene. Non so se è un bene o un male, però comunque insomma funziona. E tu sei un riconosciuto, famoso trombettista post-industriale, sì. Che appoggia la bocca al suo istrumento. Esatto, così vuole il mio pseudonimo artistico, diciamo. Insomma, che... E hai una verità per noi? Una? Verità per noi? Sì, oddio, tante. Una in particolare, vabbè, insomma, è un po' legata sia... alla mia storia, diciamo, appunto come artista e musicista e poeta, eccetera, disgustista come da scultura, sia sessuale in questo senso, perché poi alla fine insomma un po' tutto ritorna, no? Su esatto. Se stesso, si lega e si distrugge a vicenda, insomma. È molto vero. Per cui praticamente mi ricordo, praticamente io ebbi la prima tromba che ho avuto è andata distrutta completamente in una lite familiare, catastrofica, devastante, con tentativi di incendio di donne, una cosa mostruosa, in seguito a diciamo, un rapporto sessuale molto intenso che era però sulla fine del rapporto affettivo, no? Per cui c'era stata questa strana dicotomia in cui praticamente il rapporto affettivo tra me e la mia compagna dell'epoca stava finendo in tragedia. Però stranamente la vita sessuale ha avuto un impulso, sì, così brevissimo però intensissimo, e io quasi diciamo entusiasta di una possibile ripresa, eccetera, feci partecipe la mia compagna, di cui ovviamente taccio i particolari, siamo a far causa, e di una poesia che avevo scritto all'epoca, che era da poco morta Moana Pozzi, per cui avevo dedicato questa poesia a Moana. Lei la interpretò in maniera, diciamo, totalmente negativa, ne scaturì un epilogo disastroso in cui la casa andò quasi a fuoco e la tromba fu distrutta. Tu lo sai che un'altra nostra amica che si chiama Noa Bonetti, che è venuta a trovarci recentemente, ha scritto un bellissimo libro, una biografia di Moana.
Non lo sapevo. Allora, visto che non lo sai, per punizione, perché io il frustino ti punisco, ti costringo, una frustata in mano, ti costringo a recitarci questa poesia. Vai. Che casualmente mi ricordo a memoria, wow, qui nella mia tasca destra. Ma questa era, aspetta, com'è che si chiamava? Era in Topolino, era il Archimede Pitagorico che... No, era da Beda, che Tabeda, era Tabeda, che legge la sua... Memoria sfogliante. Allora, ovviamente si intitola A Moana. Torniamo un po' indietro nel tempo, insomma, immedesimiamoci in quegli anni. Quel male infame che auguravamo ad Andreotti te sei portata via in uno sbatter d'occhi, ma il tuo ricordo vive nel nostro cuore e nel videoregistratore. E più ti penso e più mi fai venire in mente tutte quelle sere che non c'avevo da far niente e tu fosti mia inconsapevole compagna con i tuoi capelli biondi, il tuo sorriso e la tua sagacia. Cara Moana, non si può dire che non ti sei fatta i cazzi altrui, ma il tuo partito ci avrebbe fatto uscire dall'anni bui. Se non altro, invece del buco della sanità, ci avremmo avuto un buco sano su cui contà. Invece ora te ne stai là con John Lennon che te cantano spartito, John Belushi come paggio e John Holmes come marito. E noi soli, coi filmetti, a gridare ogni settimana, meglio un giorno da Moana che 100 anni da Pivetti. Finita, grazie. Assolutamente. Brindiamo, vieni, tieni. Guarda, meriti questo è un bellissimo. Cristiano, ci racconti anche la tua. Aspetta, ci dovete, Cristiano. Un attimo solo, ci devi dire una cosa, tu suoni la tromba, esatto. E noi abbiamo bisogno di capire una cosa banale ma significativa. Perché fare sesso, volgarmente si dice anche trombare. Non l'ho mai capito. Da un trombettista vogliamo... Non l'ho mai capito, è un luogo comune che poi... porta le persone a pensare appunto che tu abbia poi una facilità così, niente. Insomma, i trombettisti non trombano. Non lo so, gli altri. Cristiano, dimmi. Finale tuo. Io. Momento tuo, di verità. Di verità. Io mi ricollego a quello che ha detto lei, sono perfettamente d'accordo. Quando? Adesso. È un'intesa, capisci? Stiamo trasmettendo via, dopo vi passate come il telefono. No, in realtà della sublimazione della sessualità attraverso l'arte, in questo caso la musica, no? E non a caso io ho degli strumenti autocostruiti, no? E ne ho uno che è molto particolare, sono delle biglie amplificate. E io tocco queste biglie. E penso di avere un rapporto molto intimo con queste biglie, no? Erotico. Meraviglia. Outing @teleroma56.tv per tutti voi che volete scriverci, raccontarvi, volete venirci a trovare, volete incontrare Elena, qualunque cosa. I maschietti che vogliono passare una notte con me, di sesso intenso con Patrizio, e le femminucce che vogliono una notte di sesso intenso, esatto, con Elena. Monica, grazie, Cristiano, Flavio, Elena. Prendiamo ancora il nostro nuovo numero di telefono 0765400081. E sabato prossimo noi siamo qua, Elena. Esatto, noi siamo qua. E adesso stiamo ascoltando Jenny B. Nera, bellissima cantante jazz e blues, fantastica, che ha cantato anche in uno dei vecchi dischi del Piotta, con cui a me piacerebbe veramente tantissimo, lo dico pubblicamente, avere una meravigliosa notte di intensità, di strusciamenti, Elena, di toccamenti. Elena Velena nella notte e i suoi poliamori. Wow. Cioccolata. Yeah.